C'è tutto un mondo di esigenze che oggi troppo spesso vengono interpretate o dovendo rispettare delle norme o rispondendo a una specifica disabilità. Noi in realtà dobbiamo rispondere alle esigenze degli ospiti, creare un'ospitalità che sia accessibile e fruibile, e questo ci permetterà di aumentare le quote di mercato di Jesolo come destinazione turistica, ma soprattutto ci permetterà di rendere il territorio di Jesolo più accessibile, prima di tutto per chi ci abita, per le persone che la vivono quotidianamente, perché noi possiamo fare turismo accessibile e quindi ospitalità accessibile in un territorio che è accessibile prima di tutto per i propri abitanti. Partiamo dall'analisi del territorio, di ciò che c'è, ciò che esiste, perché come tutte le destinazioni, anche Jesolo ha già una sua offerta di servizi accessibili, di opportunità sportive, turistiche, culturali che hanno al loro interno delle tipologie di accessibilità che devono essere identificate, devono essere riconosciute e vanno messe in connessione, devono diventare parte del progetto dell'offerta turistica per poter esprimere tutto il loro valore. Ecco, voi avete parlato anche di un questionario che sarà distribuito tra gli imprenditori. Ecco, cosa chiederete attraverso questo questionario? Beh, prima di tutto chiederemo agli imprenditori quali sono le loro caratteristiche, chi sono i loro clienti attuali, quali dotazioni hanno, e poi questo diventerà la prima analisi lato imprenditore. Poi chi aderirà al progetto o alle singole strutture andranno verificate direttamente, verranno raccolte informazioni e per ognuna verrà elaborato anche un piano delle migliorie che possono attivare e mettere in campo per migliorare la loro qualità, la loro offerta. Tutto questo creerà prima di tutto luoghi sempre più accessibili. Poi c'è tutta la parte della formazione. Prima di tutto oggi abbiamo fatto un primo livello di formazione per gli imprenditori per comunicare non tanto che c'è un obbligo normativo, ma quanto che c'è un'opportunità economica che va colta. Sono già uscite le direttive per i finanziamenti per ristrutturare gli hotel che contribuiranno fino all'80% per migliorare la qualità dell'offerta turistica. Tra le cose, ovviamente, c'è anche l'accessibilità con una lettura di Universal Design, che significa migliorarla per tutti i propri ospiti, non solo per le persone con disabilità. E questo avrà una forte ricaduta anche dal punto di vista sociale sul territorio, facendo diventare Jesolo destinazione veramente accessibile, oltre che in grado di offrire ospitalità accessibile.